Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Zaccheo corse avanti e per riuscire a vedere Gesù salì su un sicomoro perché Gesù doveva passare di là. Chi di voi è stato a Gerico sa, il paese è in pianura ed è attraversata da 2 strade praticamente in forma di croce. Quale di queste strade doveva percorrere? Dice il Vangelo che si sapeva, doveva passare là, là dove Zaccheo era salito sul sicomoro e quindi aspettava che Gesù arrivasse. Un uomo di una certa età, poi soprattutto uno che in città è ben conosciuto, che faccia un gesto simile fa ridere. Zaccheo non è stato a pensare al giudizio degli altri, invece ci ha tenuto a rispondere a un proprio desiderio, voleva vedere Gesù e allora ha trovato il modo di vederlo, doveva passare di là. Voi siete qui questa mattina perché Gesù è passato a casa vostra, ma ha invitato soltanto voi o anche altri che non sono venuti? Ha invitato anche gli altri. Il Vangelo si avvera sempre, molti gli invitati, pochi quelli che gustano la mensa preparata. E il Signore poi, come diceva Padre Pio, dà il premio pari ai meriti. Noi stiamo facendo il mese di novembre il suffragio dei morti, ma voi avete occhi per vedere, come vedo io, che il numero è sempre quello. Evidentemente a molti non interessa fare una preghiera di suffragio, tendere la mano per dare questo segno di amore e di fede ai propri cari che sono passati prima di noi di là dalla sponda del tempo. Anche questo significa tanto. Zaccheo lo sapeva. E per vedere Gesù doveva muoversi. Lui così piccolo aveva bisogno di un albero su cui salire. E lì c'è ancora un sicomoro dal diametro, il tronco più di 1 metro, ma
ma è facile salire, perché è un albero che mette i rami fin da basso, basta un po' di attenzione e ci si riesce. È vero, Gesù altrimenti passerebbe inutilmente. Se fosse difficile vederlo, tanto vale la pena che non passa per niente. E se passa e nessuno ha interesse a vederlo, Gesù passa lo stesso. Lui chiama ogni giorno, starei per dire ogni momento, ciascuno di noi. Dio non guarda la massa della gente, guarda il cuore di ognuno. Perché? Perché l'amore suo è per ogni persona. E adesso per un attimo solo riflettete, immaginate, fate un viaggio ideale, no? Virtuale, dicono i giovani oggi. Fate questo viaggio, passate per tutte le case, ma ancora di più per tutti gli ospedali, ancora per tutte le carceri. Passate dove non arriva l'occhio della grande società. La gente non conta nulla. Nascono, vivono, muoiono di fame, vivono nella povertà e nella malattia. Non importa. Gente che non conta. Ecco, qui fa la differenza invece lo sguardo di Dio. Segue tutti. E allora noi dobbiamo essere grati al Signore perché è passato. Oggi noi celebriamo la festa di Sant'Agnese di Assisi e la sorella di Santa Chiara a 15 anni sente forte che Gesù passa nel suo cuore, la chiama e lei non resiste e si oppone all'ostinata avversione dei suoi parenti. C'era lo zio Monaldo che faceva perché non voleva assolutamente che anche lei finisse morta in un monastero come la sorella Chiara. Lei fugge e entra in monastero a 15 anni, dalla sorella impara la vita di povertà, di umiltà, di preghiera. Poi viene mandata a Monticelli, monastero di Firenze, dove farà da badessa per parecchi anni. Era nata nel 1197, morirà nel 1253, praticamente rientra da Monticelli pochi mesi prima della morte di Santa Chiara. Lei ha assistito alla morte della sorella. Qualche mese dopo è morta anche lei. Erano talmente legate dall'amore, dall'affetto, che sembrava lei non potesse continuare a vivere su questa terra. Il Signore l'ha arricchita di virtù straordinarie, ma anche di segni soprannaturali, di carismi, di esperienze mistiche, visioni, consolazioni. Così è, Gesù passa e chiama, poi ripassa e abbraccia, infine ripassa e premia. Gesù passa ogni giorno. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme.